Economia. Il Fondo Monetario Internazionale boccia il paese. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il Regno Unito quest'anno andrà in recessione. Le nuove previsioni indicano che il prodotto interno lordo segnerà un meno 0,6%, un dato in contrasto con le stime degli altri paesi del G7, tutti in crescita. Nel mentre, il portavoce di Sunak ha dichiarato che le politiche economiche del paese sono sulla giusta strada. Brexit. Il 57% degli elettori contro l'uscita dall'UE. Cresce il dissenso degli elettori contro la Brexit. Molti sono i delusi tra i Brexiteers. Secondo una media dei sondaggi che periodicamente vengono fatti, il 57% dei britannici oggi voterebbe contro l'uscita dall'Unione Europea. Solo il 43% voterebbe nuovamente a favore. Aumenta così il fronte dei Brexit. I pentiti, forse delusi da aspettative disattese. NHS. Gli operatori delle ambulanze di nuovo in sciopero il 10 febbraio. Il sindacato Unison ha annunciato uno sciopero degli operatori delle ambulanze per il 10 febbraio. Saranno migliaia gli aderenti tra Londra, Yorkshire, Sud-Ovest, Nord-Est e Nord-Ovest. Poche ore dopo, Steve Barclay, segretario alla salute, ha riferito ai colleghi della Commissione Sanità che sta lavorando per trovare un accordo sui salari per il prossimo anno. Francia. A Parigi, 500.000 di manifestanti contro la riforma delle pensioni. Anche in Francia i cittadini scendono in piazza, in questo caso per esprimere il dissenso nei confronti della riforma delle pensioni. La mobilitazione è stata generale, raccogliendo tra 9 sindacati di vari settori oltre 500.000 persone. Le proteste, dilagate in tutto il paese, sono contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Antartide. Una nave italiana fa record per il viaggio più a sud. La nave rompighiaccio italiana Laura Bassi è riuscita a raggiungere il punto più a sud mai raggiunto da un'imbarcazione in Antartide. L'equipaggio di tecnici ricercatori, grazie alle condizioni meteo favorevoli, sono stati in grado di raggiungere un punto del mare di Ross mai raggiunto prima. Qui hanno effettuato l'attività di pesca scientifica nell'ambito del PNRA. Scioperi. I lavoratori bloccano il paese. Nella giornata di ieri si è registrato il più grande sciopero da oltre 10 anni, con oltre 500.000 lavoratori impegnati in varie proteste in molte aree del Regno Unito. I manifestanti provenivano dagli ambiti più disparati. Gli economisti del Center for Business and Economic Research si aspettano che lo sciopero costerà all'economia circa 100 milioni di sterline. Governo. Rishi Sunak sapeva dei comportamenti di Dominic Raab. Secondo una fonte di Sky News, Sunak, prima di diventare primo ministro, sarebbe stato al corrente dei comportamenti da bullo di Dominic Raab, ma l'avrebbe comunque nominato suo vice, affidandogli anche l'incarico di segretario alla giustizia. Downing Street ha negato di essere mai stato al corrente di nessun reclamo ufficiale all'epoca della nomina. Royal Family. Carlo III potrebbe invitare Harry e Meghan all'incoronazione. Secondo alcune indiscrezioni da fonti vicine alla famiglia reale, Carlo III starebbe pensando di invitare i duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione. Il re vorrebbe evitare che la loro assenza possa attirare ulteriori attenzioni sulla coppia, rovinando le celebrazioni. Incaricato per trovare un accordo tra i reali e i Sussex pare essere l'arcivescovo di Canterbury Welby. Scienza. La cometa verde ZTF è visibile dopo 50.000 anni. C2022E3ZTF è di nuovo visibile dopo oltre 50.000 anni. La cometa verde, da ieri notte, è visibile anche ad occhio nudo e lo sarà ancora per stanotte. Si tratta di un evento epocale perché si tratta di uno spettacolo visibile una volta nella vita. In questi 2 giorni la cometa passerà nel punto più vicino alla Terra. Per osservarla, gli esperti consigliano di aspettare dopo la mezzanotte. Lifestyle. Il magnate Brian Johnson spende 2 milioni all'anno per l'eterna giovinezza. Brian Johnson, inventore di Braintree, è deciso a restare eternamente giovane. Da qui nasce il Project Blueprint, che vede circa 30 medici occupati a riprogrammare il corpo del 45enne. Ogni anno il programma costa 2 milioni di dollari e prevede uno stile di vita fatto di accorgimenti e continui trattamenti. Il corpo del magnate per ora dimostra 5 anni di meno.